Rifiuti in roghi tossici, due arresti, indagine anche con telecamere, 13 le persone denunciate. Scandalo bus, attesa anche di 40 minuti, lunedì incontro tra vertici. Ponte dei Funti, autobus e navette, potenziato il servizio per i cimiteri. Calcio, domani Napoli-Catania, scelte obbligate in difesa per mister Benitez. Basket, secondo KO di fila per il Napoli in trasferta, Cavina, troppi errori. Bentrovati dalla redazione di TV Luna Napoli, lo avete letto dai titoli, due cittadini algerini sono stati bloccati mentre alimentavano un rogo tossico appiccato sui rifiuti sversati in poche decine di metri a un centro abitato a Casal di Principe. I due arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Casal di Principe sono stati trovati in possesso di uno zainetto con accendini e materiale infiammabile. Il nostro servizio d'apertura. Due cittadini algerini sorpresi mentre alimentavano un rogo tossico appiccato sui rifiuti sversati a poche decine di metri dal centro abitato di Casal di Principe sono stati arrestati dai carabinieri nell'ambito delle iniziative contro gli incendi di rifiuti nella cosiddetta Terra dei Fuochi tra le province di Napoli e Caserta. I due arrestati per incendio di rifiuti sono stati trovati in possesso di uno zainetto contenente accendini e materiali infiammabili che sono stati sequestrati. Nell'area del rogo, dove c'erano diversi rifiuti speciali, è stato fatto un sopralluogo da parte dei tecnici dell'ARPAC e dell'ASL. Inoltre, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Casal di Principe hanno denunciato in stato di libertà 13 persone per sversamento illecito di rifiuti. Tra le persone denunciate vi sono operai edili che lasciavano materiale di risulta, elettrotecnici che scaricavano sul sito apparati elettronici non funzionanti, operai che esercitavano abusivamente la raccolta dei rifiuti presso esercizi di ristorazione, ma anche due donne, madri di famiglia, che abbandonavano per strada rifiuti solidi urbani. Durante le indagini sono state utilizzate anche telecamere nascoste con le quali è stato registrato il movimento di persone in un sito nel comune di Casal di Principe interessato dal fenomeno dello sversamento illecito dei rifiuti e dei roghi tossici. Lungo il litorale domiziano si prelevava la sabbia tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90 per confezionare il calcestruzzo e poi le vasche indicate come laghetti venivano riempiti di rifiuti. Lo ha rivelato nel 1997 il pentito Carmine Schiavone nell'audizione alla Commissione parlamentare inchiesta sui rifiuti. Esposto dell'eurodeputato Enzo Rivellini alla Corte dei Conti sulla questione rifiuti, in particolare il termovalorizzatore di Acerra. Vediamo di cosa si tratta. Parti da una domanda di Enzo Rivellini, europarlamentare del PPE, per spiegare l'esposto alla Corte dei Conti e un'interrogazione parlamentare sulla questione rifiuti. Sono più furbi gli olandesi o i napoletani? Il tema è quello del trasporto dei rifiuti Oltralpe verso l'Olanda, destinati all'inceneritore di Moerdijk, filiale della società belga Invader che si è aggiudicata l'appalto. Mandiamo i nostri rifiuti in giro per l'Europa per bruciarli in un impianto identico a quello di Acerra, fatta eccezione per l'età. Quello lì ha 20 anni in più del nostro. Nell'esposto Rivellini ricorda che l'appalto riguarda lo smaltimento di 600.000 tonnellate in 18 mesi e che finora sono state smaltite 4.850 tonnellate. Il costo è 138 euro a tonnellate, da cui l'ammontare che l'europarlamentare indica in 669.300 euro, finora sostenuto dalla collettività. Un primo danno è rappresentato dal costo sostenuto per lo smaltimento, il secondo il mancato introito derivante dalla cessione del materiale recuperato. In più, sottolinea nell'interrogazione parlamentare, non vi è certezza che quelli che mandiamo in Olanda, dice Rivellini, siano solo rifiuti solidi urbani, perché l'impianto in Olanda ha due linee, una per i rifiuti urbani, l'altra per quelli nocivi. Sul molo, quando arrivano questi rifiuti, c'è una separazione automatica e i rifiuti tossici vanno nella linea dei rifiuti tossici, i rifiuti urbani vanno nella linea dei rifiuti urbani. Non è che, vista la raccolta differenziata, visto che non abbiamo il ciclo integrato dei rifiuti, visto questo pasticcione di sindaco che non si riesce a capire che cosa vuole fare sui rifiuti, noi abbiamo chiuso l'accordo con gli olandesi per mandare il tal quale, quindi anche i rifiuti nocivi,
e siamo in aperta contravvenzione, in aperto contrasto con le direttive europee? Un uomo di 30 anni è stato ferito con un colpo di pistola per aver reagito a una rapina in centro a Napoli, mentre si trovava in compagnia con tre donne e un altro amico. I cinque erano in via Duomo all'altezza di via Cimbri quando sono stati avvicinati da due persone in sella a uno scooter. Torna a Cartoniadi le Olimpiadi per la raccolta differenziata di carta e cartone che interessa vari comuni della provincia. Dureranno fino alla fine del mese di novembre le Cartoniadi, il campionato della raccolta differenziata di carta e cartone organizzato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, in collaborazione con la provincia di Napoli, durante il quale sette comuni della regione si contenderanno il titolo di campione del riciclo. La gara coinvolgerà i circa 400.000 abitanti dei comuni di Acerra, Casalnuovo, Castellammare di Stabia, Ercolano, Marano di Napoli, San Giorgio a Cremano e Torre Annunziata, che per tutto novembre gareggeranno contro se stessi per migliorare i propri risultati di differenziata di carta e cartone in quantità e qualità. La sfida è superare i dati della raccolta rispetto al mese medio di raccolta maggio-settembre 2013, ad esclusione di agosto, ed effettuare una raccolta di qualità, cioè col minor numero possibile di frazioni estranee o impurità. I quantitativi raccolti saranno monitorati presso le piattaforme di conferimento e il comune che al termine del mese di gara avrà totalizzato l'incremento percentuale maggiore rispetto a se stesso, quindi non rispetto ad altri comuni in gara, si aggiudicherà il premio in palio, 30.000 euro da investire in beni e servizi per la comunità. Per quanto riguarda questo segmento della raccolta differenziata, sicuramente i risultati in provincia di Napoli sono notevoli. D'altro canto il Comieco aveva apprezzato quanto le singole comunità avevano fatto per questo segmento della raccolta differenziata dei rifiuti e hanno voluto questa iniziativa, questo concorso, che sicuramente mette in competizione leale i sette comuni che sono stati prescelti, e portando quindi alla conclusione a fine novembre di questa iniziativa, che deve rappresentare un momento di comunicazione, di stimolazione anche per le altre comunità, non soltanto della provincia di Napoli ma dell'intera regione Campania, e diffondere questo risultato a livello nazionale per dimostrare che poi qualche cosa di buono sappiamo farla anche noi Campani. Si improvvisano banda del buco per rubare stoviglie e biancheria a un vicino di 80 anni. Tre donne sono state arrestate dai carabinieri ad Arpino di Casoria. Autobus in ritardo, scioperi selvaggi, il dramma dei mezzi pubblici a Napoli, Taisia Raio. Fino a 40 minuti di attesa per il bus e quando arriva non è detto che si riesca a salire a bordo, tanta è la ressa. Sono questi tempi fuori dagli standard europei della mobilità pubblica e non c'è differenza tra centro e periferia. Tutti i mezzi accumulano ritardi record, sempre che arrivino. In centro le linee più tormentate sono il 140 Posillipo Piazza Bovio e il 151 fuori Grotta Piazza Garibaldi. Questi mezzi latitano clamorosamente, così molti rinunciano. I nodi della fusione tra NM e Metro Napoli stanno venendo al pettine e il quadro che si presenta ai cittadini è desolante. Negli ultimi giorni è andato in scena uno sciopero bianco. Gli operai hanno rinunciato allo straordinario. Il risultato? Dai 350 bus in strada a settembre si è passati ai 270 di ottobre. Lunedì intanto sarà presentato ai sindacati il progetto organizzativo dell'azienda, che comprende anche nei prossimi mesi l'assunzione di altri autisti. Il servizio cimiteriale in questo clima potrebbe intanto andare in affanno. I mezzi in circolazione dovrebbero essere complessivamente 300, già qualcuno in più rispetto alla media dei giorni scorsi, ma non è detto che siano sufficienti. Lunedì l'amministratore e il direttore generale si siederanno al tavolo delle trattative. In ballo c'è un pacchetto di riqualificazione professionale che riguarda dipendenti che svolgono mansioni superiori rispetto allo stipendio effettivo, compiti che due anni fa sono stati svolti da chi è andato in pensione e al momento non sono state fatte assunzioni. Gli uomini della Guardia Costiera di Ischia hanno effettuato un'operazione di soccorso recuperando nelle acque antistanti l'imboccatura del porto un passeggero della motonave Naiade, scivolato in mare e rimasto in acqua per circa 5 ore. Nuovo piano autobus e metro per il ponte di Ognissanti e la commemorazione dei defunti.
Nuovo piano traffico per il ponte di Ognissanti. L'assessorato alla mobilità e alle infrastrutture informa che, come avvenuto negli anni scorsi in occasione della commemorazione dei defunti nei giorni 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre, per meglio disciplinare la circolazione veicolare e favorire il regolare afflusso e deflusso per e dai cimiteri cittadini, sono stati adottati appositi dispositivi di traffico per le aree cimiteriali di Poggioreale, Secondigliano, Fuorigrotta, Soccavo, Pianura e Chiaiano. Quest'anno, come era già avvenuto lo scorso anno, l'asse portante dell'offerta di trasporto pubblico sarà rappresentato dalla linea 584 di ANM, che ogni 6-7 minuti collegherà le aree cimiteriali di Poggioreale a Piazza Carlo III, interscambio con linee 201, 202, 254, C47, 182, 184, 183. Piazza Cavour, interscambio con linee 1 e 2 delle metropolitane, e Piazza Dante, interscambio con linee Cumana, Circumflegrea, Funicolare di Montesanto, linea 1 della metropolitana, R4, R1, 201, 178, C63. La linea 584 effettuerà il seguente percorso: Santa Maria del Pianto, Via del Riposo, Via Nuova del Campo, Via Don Bosco, Piazza Carlo III, Via Foria, Piazza Cavour, Via Pessina, Piazza Dante, Via Broggia, Via Foria, Piazza Carlo III, Via Don Bosco, Via Nuova del Campo, Via Santa Maria del Pianto. Piazza Carlo III è raggiungibile con linee ANM 201, 202, 254, C47, 182, 184, 183. Piazza Cavour è raggiungibile con le metropolitane linea 1 e linea 2. Piazza Dante è raggiungibile con le linee ANM R4, R1, 201, 178, C63. La ferrovia Cumana, la Circumflegrea, la Funicolare di Montesanto e la metropolitana linea 1. Il collegamento fuori grotta Don Bosco Secondigliano Scampia sarà garantito dalla linea 580 opportunamente potenziata. Nei giorni 1 e 2 novembre sarà potenziato il servizio della linea 572 a servizio del cimitero di Chiaiano. Sarà inoltre assicurato il collegamento navetta linea 501 all'interno del cimitero di Poggioreale Superiore, cosiddetto nuovissimo. Saranno complessivamente 180 i bus che effettueranno i collegamenti dedicati. In occasione delle festività di Ognissanti e domenica 3 novembre la linea 1 della metropolitana effettuerà l'orario feriale. 4 Rom di etnia serba residenti nel campo nomadi di Giugliano sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere dopo aver prima speronato una volante della polizia e successivamente tentato la fuga. La stabilizzazione degli LSU lo chiedono a gran voce i sindacati che si sono riuniti in assemblea in Via Verdi. Minacciano di bloccare la macchina comunale se non arriveranno risposte chiare dal sindaco Luigi De Magistris nell'incontro di lunedì prossimo. È la posizione dei sindacati confederali sulla questione della stabilizzazione degli oltre 680 lavoratori socialmente utili di Napoli, emersa nel corso di un'assemblea pubblica. I rappresentanti CGL, CISL, UIL e UGL si dicono stanchi di promesse mai mantenute e annunciano iniziative clamorose se non si risolverà in tempi rapidi una situazione che si protrae da 18 anni. Noi abbiamo detto al sindaco, come CGL e CISL, come segreterie generali napoletane, che noi non abbiamo fatto più nessuna discussione con il sindaco sulle partecipate se non prima risolvevamo questo punto degli LSU. Ci aspettiamo risposte come sono negli atti deliberativi, che 60 persone devono essere assunte nella Napoli Servizi e 50 nella Napoli Parco, in quella holding che stanno costruendo. Quindi ci aspettiamo solo questo. E ci aspettiamo altresì un progetto per dire come debba mettere fine a questa platea di lavoratrici e lavoratori che ormai da quasi 20 anni collaborano con l'ente comunale. È vero che l'amministrazione comunale ha serie difficoltà di equilibrio finanziario, ma è anche vero che tutti i giorni ci sono assessori che dicono che in questa città l'amministrazione stabilizzerà o assumerà dirigenti, staffisti, smaltimento delle graduatorie. Per noi c'è una priorità. Si faccia tutto un minuto dopo che sono stati assunti 110 LSU e un minuto dopo in cui abbiamo deciso qual è la sorte degli altri LSU che rimangono in condizioni di stabilità. Loro ci devono dare delle certezze.
perché non è possibile che l'assessore Moxedano continui a parlare di scorrimento delle graduatorie dimenticando che ci sono lavoratori da 17 anni che lavorano nell'ambito del comune di Napoli e non hanno ancora avuto una giusta collocazione. Qualcuno di loro è quasi alla soglia della pensione, ma quale pensione prenderà? 10 pizzerie del centro storico di Napoli doneranno parte dell'incasso per finanziare progetti di contrasto alla violenza delle cosiddette baby gang. Ed eccoci alla nostra rubrica Fischi e applausi, vediamo chi si è contraddistinto in negativo e in positivo oggi 1 novembre. Fischi ad Alfredo Laudonio, ex procuratore di Vibo Valentia, condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per aver chiesto e ottenuto rimborsi per trasferte ritenute ingiustificate. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Salerno, competente a giudicare i magistrati del distretto di Catanzaro, e riguarda 4 trasferte nella città di Roma fra il 2006 e il 2007, dove il procuratore si era recato per svolgere personalmente alcune indagini. Applausi ad Andrea Orlando, ministro all'ambiente. Ieri l'annuncio, il decreto antiroghi sarà pronto in 15 giorni. Il testo sarà infatti esaminato entro metà novembre. Una bella notizia che dà risposte all'emergenza della terra dei fuochi. Due presunti esponenti del clan dei Casalesi, Antonio Schiavone, 54 anni, e Pasquale Perrone, 33, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Contratto di programma tra Ecotec e Regione Campania, nuovi posti di lavoro. È stato firmato a Napoli alla presenza dell'assessore alle attività produttive della Regione Campania Fulvio Martuscello il contratto di programma tra la Regione e il consorzio Ecotec con cui vengono promossi interventi a sostegno del gruppo. Il consorzio è impegnato nella diffusione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico attraverso la divulgazione di conoscenze e l'implementazione di tecnologie dedicate. Produrrà un proprio modello di aerogeneratore. L'obiettivo raggiungere in termini di incremento occupazionale è fissato in 55 nuove unità lavorative. L'importo complessivo degli investimenti previsti dal consorzio Ecotec è pari a circa 18 milioni, di cui circa 15 da destinare a interventi di carattere produttivo e 3 al programma di ricerca e sviluppo. Il totale del contributo concesso è di 8 milioni. Contratto di programma presentato nel 2008-2009, la Regione Campania pone fine a una annosissima questione sbloccando assunzioni per oltre 60 unità tra Avellino e Salerno, 3 aziende che riceveranno contributi dalla Regione Campania in virtù di una graduatoria che fu approvata appunto nel 2009 e che noi oggi concludiamo il procedimento. Quindi abbiamo rimesso in moto il meccanismo che si era inceppato a causa di una procedura molto farraginosa messa in campo dalla precedente giunta. Ci prepariamo a firmarne altri 3 di contratti di programma che produrranno ulteriori 200 assunzioni, quindi un segnale forte verso le imprese e verso il mondo dei disoccupati a cui diamo una ragionevole speranza. Una ragazza di 19 anni di Succhivo, frazione di Serrara Fontana, all'isola d'Ischia, è in gravi condizioni dopo un incidente stradale con uno scooter nella notte di Halloween. Accade oggi, curiosità e aneddoti dal passato. Novembre 835. La festa di ogni santi viene spostata dal Papa Gregorio V al 1 novembre. Fino ad allora si festeggiava il 13 maggio. Il
Il giudice sportivo ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Fiorentina sull'espulsione del calciatore Cuadrado durante la partita contro il Napoli. Basket Lega Deco Gold, secondo KO di fila in trasferta per l'Expert Napoli sconfitto a Trapani. Nuovo stop in trasferta per l'Expert Napoli che dopo il KO rimediato domenica contro Biella perde anche al Palailio di Trapani contro il Lighthouse. 82-75 è il punteggio finale di una gara che ha visto il quintetto partenopeo allenato da coach Cavina sprecare nuovamente negli ultimi minuti la rimonta tentata nell'ultimo quarto dopo i tre parziali terminati con il risultato di 21-11, 39-30 e 58-49. Ai partenopei non sono dunque bastati Black, Brikic e Weaver, top scorer con rispettivamente 18, 17 e 15 punti. Si è fatta ancora sentire l'assenza di Ceronni in panchina soltanto per fare numero, così come a Biella l'Expert Napoli è venuta meno nei momenti decisivi, sbagliando tiri importanti che avrebbero potuto ribaltare le sorti dell'incontro, un incontro che il tecnico del quintetto partenopeo analizza così. È stato il primo quarto il nostro problema grosso perché non possiamo permetterci come a Biella di recuperare sempre, quando abbiamo i break positivi dobbiamo farli perché siamo nella partita e vogliamo superare l'avversario, non possiamo pensare di rincorrere come questa sera, come il Sasso Biella, nonostante poi alla fine una grande reazione, una grande anche, un grande periodo, a mio avviso due buoni break, però insomma non potevamo, non, abbiamo sbagliato a concedere a Trapani quell'inizio dove abbiamo commesso degli errori veramente ingenui e banali, tante palle perse ed è stata un po' lì la chiave della partita. Gli altri tre quarti comunque negli orrori abbiamo giocato sbagliando tanto ancora purtroppo da tre punti con i nostri migliori tiratori, però insomma erano tiri aperti. Nel primo quarto invece abbiamo fatto tante palle perse, come ho detto in conferenza stampa gli americani dicono forza turnover, palle perse senza una forzatura difensiva, proprio nell'uno contro uno molto banali, questo ci ha molto penalizzato. E l'Expert Napoli tornerà in campo domenica prossima per affrontare Casale Monferrato al Palabarbuto. Riparte la pallanuoto, il campionato di A1 maschile, domani in vasca le tre formazioni napoletane di Acqua Chiara, Canottieri e Posillipo. Il servizio di Gianluca Leo. Sabato 2 novembre si torna a giocare in Serie A1 maschile. Tutte le formazioni partenopee saranno impegnate in questo quarto turno di regular season. Impegno delicato per la Canottieri Napoli che andrà a far visita al Bogliasco di Bettini. Sarà dura per i giallorossi espugnare la Vasca Ligure, uno dei campi più ostici in assoluto, grazie anche al sostegno dei focosi supporters bogliaschini. Buonocore e compagni però non temono nessuno e si dicono pronti per affrontare questa nuova sfida in cerca di punti da mettere in tasca in ottica salvezza. Meno impegnativa la gara tra Doha Posillipo e Promogest. I sardi, che hanno ottenuto una sola vittoria in stagione, proveranno a dar fastidio ai rossoverdi giocando senza alcun tipo di pressione. Interessante sarà osservare il duello a distanza tra i due estremi difensori, il posillipino Negri ed il sardo Volarevic. Ex di lusso sarà il centroboa montenegrino Klikovac, attualmente in forza al Posillipo e lo scorso anno a rete offensivo della formazione biancoverde di Pettinau. La Carpisa Yamame Acqua Chiara invece volerà Como, ma molto probabilmente dovrà fare a meno per almeno due settimane del calottina numero 10 Draskovic. L'attaccante montenegrino prelevato quest'estate dal Budva ha accusato un'infiammazione alla spalla e per motivi precauzionali gli è stato concesso uno stop di 15 giorni. Insomma, non sarà una passeggiata contro la neopromossa Como di Federico Pagani, giustiziere dei biancazzurri per due stagioni consecutive quando indossava la calottina gigliata della Florenzia e pericolo numero 1 per i ragazzi di De Crescenzo. Domenica via la 43esima edizione del campionato invernale d'altura del Golfo di Napoli che vedrà sfidarsi in 9 prove i circoli velici del capoluogo campano e della sua provincia. Bene, questa è la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo per ulteriori approfondimenti, per rivedere i nostri video, il sito lunaset.it, nonché il profilo Facebook Campania Lunaset. Per seguire i nostri programmi anche su smartphone e tablet basta scaricare l'app Lunaset Go. Io vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento con i programmi di TV Luna. Arrivederci.
Un cordiale saluto da Daniele Berlusconi di trebimeteo.com. Giornata di sabato all'insegna di correnti umide occidentali che porteranno nubi irregolari sulla nostra penisola, a tratti anche con parte sulle regioni tirreniche e al nord, dove avremo qualche piovasco sparso. Andrà meglio invece al sud e sulle adriatiche con prevalenza di sole. Le temperature minime saranno stazionarie, su valori ancora superiori alle medie del periodo. Per quanto riguarda le massime invece avremo soltanto una lieve diminuzione al nord, mentre altrove i valori saranno stazionari, con punte ancora fino 23-24 gradi al sud e sulle isole maggiori. Andiamo a vedere il dettaglio previsionale per il nord, dove ci aspetta una giornata molto nuvolosa, con qualche piovasco sparso sulla Liguria, sulle Alpi, le Prealpi, l'Emilia e successivamente anche al nord-est. Più asciutto invece al nord-ovest, con anche qualche schiarita nel pomeriggio sulle Alpi occidentali, ma attenzione perché in serata peggiora nuovamente a partire da ovest. Al centro giornata molto nuvolosa sui settori tirrenici con anche qualche piovasco, in particolare sull'alta Toscana, ma non escluso anche sulle coste del Lazio. Andrà meglio invece sulle regioni adriatiche con prevalenza di schiarite. E infine al sud avremo una giornata un po' variabile sulla Campania e sui settori tirrenici, con anche qualche piovasco proprio sulle coste della Campania, mentre altrove prevarrà il sole in particolare sulle regioni adriatiche e ioniche. Invece in Sardegna il tempo sarà instabile con qualche acquazzone sparso, soprattutto sui settori occidentali dell'isola.